You come here, ass fuck. Dottore, là fuori c'è il pubblico della stand-up comedy, certo. Quello che vuole le cose politicamente scorrette, quelle cose che tu dici nella TV italiana, queste cose non te le farebbero mai dire. Io non ho nessuna battuta così. Francesco, tu non devi cambiare il tuo modo di essere per niente al mondo. Vero, lo dicevo. Ma le tue battute sì. Sei pagato per farlo, altrimenti è come arruolarsi, fare il soldato e dire mi sono arruolato per portare la pace. Qualche bastardo me lo devi buttare giù. Ma io non ne capisco il motivo, non mi ci sono mai messo a scrivere delle battute così, non saprei neanche come fare. Francesco, pensaci, è facile fare stand-up. Basta dire in pubblico quelle parole che nessuno riesce a dire. Precipitevolissimevolmente. Come? È impossibile da dire. Poi se hai mangiato tipo dei crackers, dimenticatelo proprio. Io infatti quando la devo usare uso questo trucchetto. Dico di fretta. Facciamo un esercizio molto semplice. Oggi per fare stand up la cosa fondamentale è fare battute sulle minoranze. Ho capito dove vuole andare a parare. Cioè. Ce l'ho. Un cinese entra in un caffè. Splash. Non ho capito. Esatto. Carichiamo il video online, arriva il commento di uno con la polo, col colletto alzato, che scrive non ho capito, e io lì subito rispondo si chiama black humor, faccina con gli occhiali da sole. Ma non ha senso la battuta. Meglio una trans. Che c'entra la trans? Una trans entra in un caffè. No, non ci siamo. Tu mi devi ragionare come un grande comico. Pensa in grande. Cosa fa il grande comico? Mi prende il pensiero omofobo e me lo converte in denaro. Ok. Esempio, un gay compra due tamponi per vedere se ha il Covid. Uno se lo infila nel naso. E l'altro l'avrà conservato per dopo come eventuale tampone di guarigione. L'avrà conservato nel suo portagioie, che i gay ce l'hanno ste cose. I gay hanno portagioie? Sì, ci tengono i segreti più piccoli, non l'omosessualità. Ma questo mi sembra uno stereotipo. Ottimo. No, non è ottimo. Proviamo con qualcosa di completamente diverso. Ok. Allora, diciamo che un tuo amico congolese viene a cena a casa tua e sei dalla frutta. Sì. E tu hai soltanto una mela e una banana. Quale mangia? La mela, perché a me facilità, guarda. Non so neanche perché le compro. Facciamone un'altra, molto semplice. Come si chiama il ministro dei trasporti cinese? Molto semplice, uno stereotipo. Vai, ministro dei trasporti cinese. Li Shenglin, lo è dal 2008. Prima è stato ministro delle comunicazioni e prima ancora è stato sindaco di Tianjin e vice ministro della Commissione Nazionale di Riforma e Sviluppo. Insomma, un curriculum di tutto rispetto. Proviamo questa. Allora, ci sono un muto, un cieco e un sordo al bar. Ok. A un certo punto il cieco dice: non so perché ci troviamo insieme, abbiamo grossi problemi comunicativi. Ieri sera mi sono fatto un giro in centro con mia moglie, che ha l'alopecia. Mi ferma uno e mi dice: anche tu nel girone infernale dello shopping con tua moglie? Attento alla carta di credito, ah, che ci fanno ste donne? Qualcosa su Bebe Vio, lei va molto forte, molto gettonata nella stand-up. Eh sì, che lei non c'ha le braccia, no? Esatto. Ok, allora, l'altro giorno sono andata al centro commerciale, sì, con Bebe Vio e ho comprato un televisore, caricato in macchina. Quando siamo arrivati a casa era pesantissimo, scaricando la macchina le ho detto: Bebe, mi dai una mano? Bravo Francesco, sei guarito, adesso stasera vai e apri con questa. Continua così. Ah. Il percorso è in via di miglioramento. Scorretto. Che poi una mano giusto per fare la ricerca dei canali, che io proprio di ste cose sono un ottantenne, non ne capisco niente. Un gay compra due tamponi per vedere se ha il Covid. Ha riso. Non ridere, ti prego. Guardo la giacca. Io che... Scusate, ho pensato a Pucci, scusami. È colpa mia.